Questo è un testo di Alex Langer, che forse molti di voi conoscono, che ci ha lasciati 22 anni fa, ma che era un visionario. Quindi queste sono parole di prima del 1995. Caro San Cristoforo, non so se tu ti ricorderai di me come io di te. Ero un ragazzo che ti vedeva dipinto dall'esterno di tante piccole chiesette di montagna, affreschi spesso sbiaditi ma ben riconoscibili. Tu, omone grande e grosso, robusto, barbuto e vecchio, trasportavi il bambino sulle tue spalle da una parte all'altra del fiume e si capiva che quella era per te suprema fatica e suprema gioia. Mi feci raccontare tante volte la storia da mia madre, che non era poi chissà quale esperta di santi né devota, ma sapeva affascinarci con i suoi racconti. Così non ho mai saputo il tuo vero nome, né la tua collocazione ufficiale tra i santi della Chiesa. Temo che tu sia stato vittima di una recente epurazione che ti ha degradato a santo minore o di dubbia esistenza. Ma la tua storia me la ricordo bene, almeno nel nocciolo. Tu eri uno che sentiva dentro di sé tanta forza e tanta voglia di fare, che dopo aver militato, rispettato e onorato per la tua forza e per il successo delle tue armi, sotto le insegne dei più illustri ed importanti signori del tuo tempo, ti sentivi sprecato. Avevi deciso di voler servire solo un padrone che davvero valesse la pena seguire, una grande causa che davvero valesse la pena più delle altre. Forse eri stanco di falsa gloria e dei desideravi di quella vera. Non ricordo più come ti venne suggerito di stabilirti alla riva di un pericoloso fiume per traghettare, grazie alla tua forza fisica eccezionale, i viandanti che da soli non ce la facessero, né come tu abbia accettato un così umile servizio che non doveva apparire proprio quella grande causa della quale, capivo, eri assetato. Ma so bene che era in quella tua funzione, vissuta con modestia, che ti capitò di essere richiesto di un servizio a prima vista assai al di sotto delle tue forze. Prendere sulle spalle un bambino per portarlo dall'altra parte. Un compito per il quale non occorreva certo essere un gigante come te ed avere quelle gambone muscolose con cui ti hanno dipinto. Solo dopo aver iniziato la traversata ti accorgesti che avevi accettato il compito più gravoso della tua vita e che dovevi mettercela tutta, con un estremo sforzo, per riuscire ad arrivare di là. Dopodiché comprendesti con chi avevi avuto a che fare e avevi trovato un signore che valeva la pena servire, tanto che ti rimase per sempre quel nome. Perché mi rivolgo a te? Perché penso che oggi in molti siamo in una situazione simile alla tua e che la traversata che ci sta davanti richieda forze impari, non diversamente da come a te doveva sembrare il tuo compito in quella notte, tanto da dubitare di farcela. E che la tua avventura possa essere una parabola di quella che sta dinanzi a noi. Ormai pare che tutte le grandi cause riconosciute come tali, delle quali senz'altro importanti ed illustri, siano state servite anche con dedizione ed abbiano abbondantemente deluso. Quanti abbagli, quanti inganni, quanti auto-inganni, quanti fallimenti, quante conseguenze non volute e non più reversibili, di scelte e di invenzioni ritenute generose e provvide, i veleni della chimica, gettati sulla terra e nelle acque per migliorare la natura. Ormai ci tornano indietro, i depositi finali sono i nostri corpi. Ogni bene ed ogni attività è trasformata in merce ed ha dunque un suo prezzo, si può comprare, vendere, affittare, persino il sangue dei vivi, gli organi dei morti e dei vivi e l'utero per una gravidanza in leasing. Tutto è diventato fattibile, dal viaggio interplanetario alla perfezione omicida di Auschwitz, dalla neve artificiale alla costruzione e manipolazione arbitraria di vita in laboratorio. Il motto dei moderni giochi olimpici è diventato legge suprema ed universale di una civiltà in espansione illimitata. Più veloci, più alti, più forti si deve produrre, consumare, spostarsi, istruirsi, competere. Insomma, la corsa al più trionfa senza pudore. Il modello della gara è diventato la matrice riconosciuta ed enfatizzata di uno stile di vita che sembra irreversibile ed incontenibile. Superare i limiti, allargare i confini, spingere in avanti la crescita ha caratterizzato in misura massiccia il tempo del progresso dominato da una legge dell'utilità definita economia e da una legge della scienza definita tecnologia. Poco importa
che tante volte di necroeconomia e di necrotecnologia si sia trattato. Cosa resterebbe da fare ad un tuo emulo oggi, caro San Cristoforo? Qual è la grande causa per la quale impegnare oggi le migliori forze, anche a costo di perdere gloria e prestigio agli occhi della gente e di acquattarsi in una capanna alla riva di un fiume? Qual è il fiume difficile da attraversare? Quale sarà il bambino, apparentemente leggero, ma in realtà pesante e decisivo da traghettare? Il cuore della traversata che ci sta davanti è probabilmente il passaggio di una civiltà dal di più ad una del può bastare, o del forse già troppo. Dopo secoli di progresso, in cui l'andare avanti e la crescita erano la quintessenza stessa del senso della storia e delle speranze terrene, può sembrare effettivamente impari pensare di regredire, cioè di invertire o almeno fermare la corsa del più veloci, più alti, più forti, la quale è diventata autodistruttiva, come ormai molti intuiscono e devono ammettere, e sono lì a documentare l'effetto serra, l'inquinamento, la deforestazione, l'invasione di composti chimici non più domabili e un ulteriore lunghissimo elenco di ferite della biosfera e dell'umanità. Bisogna dunque riscoprire e praticare dei limiti, rallentare i ritmi di crescita e di sfruttamento, abbassare i tassi di inquinamento, di produzione e di consumo e attenuare la nostra pressione verso la biosfera, ogni forma di violenza. Un vero regresso rispetto al più veloce, più alto, più forte. Difficile da accettare, difficile da fare, difficile persino a dirsi, tant'è che si continuano a recitare formule che tentano una contorta quadratura del cerchio parlando di sviluppo sostenibile o di crescita qualitativa ma non quantitativa, salvo poi rifugiarsi nella vaghezza quando si tratta di attraversare in concreto il fiume dell'inversione di tendenza. Ed invece sarà proprio quello ciò che ci è richiesto, sia per ragioni di salute del pianeta, sia per ragioni di giustizia. Non possiamo moltiplicare per 5-6 miliardi l'impatto ambientale medio dell'uomo bianco ed industrializzato se non vogliamo il collasso della biosfera. Ma non possiamo neanche pensare che un quinto dell'umanità possa continuare a vivere a spese degli altri 4/5, oltre che della natura e dei posteri. Attraversata da una civiltà impegnata nella gara per superare i limiti ad una civiltà dell'autolimitazione, della frugalità, sembra tanto semplice quanto immane. Basti pensare all'estrema fatica con cui il fumatore o il tossicomane o l'alcolista incallito affrontano la fuoriuscita dalla loro dipendenza, pur se magari teoricamente persuasi dei rischi che corrono senza se continuano sulla loro strada e forse già colpiti da seri avvertimenti, infarti o quant'altro, sull'insostenibilità della loro condizione. Il medico che tenta di convincerli, invocando o fomentando in loro la paura della morte o dell'autodistruzione, di solito non riesce a motivarli a cambiare strada. Piuttosto convivono con la mutilazione e cercano rimedi per spostare un po' più in là la resa dei conti. Ecco perché mi sei venuto in mente tu, San Cristoforo. Sei uno che ha saputo rinunciare all'esercizio della sua forza fisica e che ha accettato un servizio di poca gloria. Hai messo il tuo enorme patrimonio di convinzione, di forza, di autodisciplina a servizio di una grande causa, apparentemente assai umile e modesta. Ti hanno fatto, forse un po' abusivamente, diventare il patrono degli automobilisti, dopo essere stato propriamente il protettore dei facchini. Oggi dovresti ispirare chi dall'automobile passa alla bicicletta, al treno o all'uso dei propri piedi. Ed il fiume da attraversare è quello che separa la sponda della perfezione tecnica sempre più sofisticata da quella dell'autonomia dalle protesi tecnologiche. Dovremo imparare a traghettare dalle tante alle poche kilowattore, da una superalimentazione artificiale ad una nutrizione più equa e più compatibile con l'equilibrio ecologico e sociale, dalla velocità supersonica a tempi e ritmi più umani e meno energivori, dalla produzione di troppo calore e troppe scorie inquinanti ad un ciclo più armonioso con la natura. Passare, insomma, dalla ricerca del superamento dei limiti ad un nuovo rispetto di essi e da una civiltà dell'artificializzazione sempre più spinta ad una riscoperta di semplicità e di frugalità.